Consiglio regionale investe una parte importante delle sue risorse economiche indirizzandole alle scuole. Il nostro obiettivo è quello di provare a trasmettere alle giovani generazioni i valori, i principi che stanno a base dell'educazione, della democrazia e del vivere civile. Per questo con il Comitato Resistenza e Costituzione, per esempio, inviamo ogni anno nei campi di concentramento, in visita ai campi di concentramento, circa 300 ragazzi. Per questo organizziamo un concorso che si chiama Diventare cittadini europei. Per questo lavoriamo in tutte le scuole, dalle elementari alle scuole medie, alle scuole superiori, nella speranza che questi ragazzi in qualche modo recepiscano questi principi e questi messaggi e poi li utilizzino nella loro vita. Dico solo una cosa, l'anno scorso in Toscana, nelle elezioni studentesche, il gruppo che faceva riferimento al neofascismo ha preso 18.000 voti. Vuol dire che una parte importante dei ragazzi che hanno costituito, diciamo, gli organismi studenteschi avevano questo tipo di ispirazione. Questo secondo me è preoccupante e quindi dobbiamo cercare di contrastare con le forme che la democrazia prevede questi principi che possono essere pericolosi per le future generazioni e per il paese tutto. Telegraficamente tra le iniziative c'è una che tiene di più? Ma io sono stato per 4 anni e mezzo presidente del Comitato per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione, ho accompagnato i ragazzi in visita dei campi di concentramento ed è stato un piacere il confronto con loro. Quindi ci sono molti ragazzi che credono nei valori e nei principi che hanno fatto del nostro paese un paese civile e democratico e che dentro l'Europa ci hanno garantito 70 anni di pace.